Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, lui parla di orgoglio per i segnali di cambiamento di questo governo e sappiamo bene a quale si riferisce, compresa l'attitudine sui porti. Tu invece nel tuo pezzo parli di, in politica, dei cervelli chiusi come i porti. Beh sì, io sarei un po' meno orgoglioso di quanto non lo sia, di quanto non lo sia Salvini, ma non per ragioni di posizionamento politico. Io ragiono in un'ottica di interesse nazionale, che è esattamente quello che il governo delle tre destre rivendica con forza, l'ha detto a più riprese, anche nel discorso sulla fiducia alla Camera e al Senato. Allora, in questo momento di che cosa abbiamo bisogno noi? Di sponde in Europa e a livello internazionale per portare avanti le nostre politiche, quelle che riguardano appunto l'interesse nazionale, che vanno dall'economia, cioè da riformare un patto di stabilità, da valutare se il PNRR debba essere rimesso, diciamo così, a regime dopo tutti i cambiamenti innescati dal boom dell'inflazione. Epocali. C'è un tema migranti gigantesco sul quale hanno ragione in questo caso sia Meloni che Salvini, ma non sono i soli a dirlo. L'Italia è stata sempre lasciata sola dall'Europa, l'Europa non fa l'Europa. Questo lo mettiamo in questo però caso. In eretto, no? Cioè, nonostante abbiamo forse avuto un atteggiamento che ci tende a danneggiarci in questa occasione, che l'Italia sia arrabbiata col resto d'Europa ci sta, perché ci lasciano troppo soli. Ci sta assolutamente, però io dico due cose. La prima, appunto, tornando al tema del cui prodest e quindi dell'interesse nazionale, se questa è la situazione e l'Europa non fa l'Europa, l'Italia con i paesi del cosiddetto Club Med è lasciata un po' al suo destino, noi non abbiamo interesse a prendere a calci sui denti Macron, Scholz, von der Leyen e quant'altri. Abbiamo interesse a aprire quel dossier, cercare di collaborare con loro per far sì che l'Europa faccia l'Europa. Se invece li prendiamo a calci sui denti, il risultato è quello che abbiamo visto ieri. Senti, una posizione congiunta Francia e Germania che dice Meloni è perdente. Quando che tu scrivi a casa questa così? Cosa che mi ha colpito... No?